Buonasera, cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Ma <ride> sto coglione, ma sto coglione. Che allora, c'è Leandro? Ha trovato, cioè, calmiamoci, Leandro, calmiamoci. Non si può partire già così. Eh, ah, dimmi te. Buonasera, Leandro, come stai? Non trova la, la FIA. E si monta la testa. Prometti che ho detto: se non riesco a combinare qualcosa, facciamo qualcos'altro. Buonasera, come stai? Cheers! Con la tazza con i cuoricini. Buonasera, Sil. <coughs> Delicious. Mi sono tagliato i capelli. Rasato come un pupo, sono più liscio di Diobono. Non lo so. Sono più liscio di, di Collina. Avete presente l'arbitro, Collina? Ecco. Fate conto, Collina e è... un bimbo, un putto. Un putto. Per eh, cercare qualcosa invece di assecondare, basta. Leandruccio, stasera, è partito con, con il piede di guerra. Con il piede di guerra, facciamoci più piccoli e iniziamo a fare qualcosa. Mica come Leandro che voleva catteggiare tutta la sera. Ma dimmi, te. Oddio, dall'oltretomba. Lo infame, stai... Sì. Stasera sei... sei proprio. Eh, niente, ha già iniziato a rompere i coglioni, Sil. Io non so, non si può neanche arrivare in live che già... Che già ti si... Lasciamo stare. Questa sera iniziamo una modellazione particolare, oltre al fatto di avere la nuova arg... argilla. La nuova Questa sera modelliamo un a proposito di putti a proposito di glabrità iniziamo a modellare un, un infante un neonato e sti cazzi lo dici a tu nonna e a e tu ma assieme quando le trovi assieme e dici e sti cazzi a pietro zambonini non glielo dici e sti cazzi hai capito qua si lavora, qua c'è una gobba mh, mh, lunga come il gobbo di Notre Dame, Dio buono. Buonasera Rosenick, hai fatto arrabbiare Leandro, cosa è successo? Eh, non lo so Rosanick, mh, ha, ha trovato la, la fissa e, e fa, fa il figo, capito? Si mette a fare, si mette a... Si è montato la testa, secondo me. eh. che cosa sta succedendo vi dirò per adesso la plastina nuova non mi dispiace per niente molto più matt questo mi piace molto molto meno c'era dura molto molto più c'era morbida eh, e mi piace mi piace ossia cioè, la medium che l'hard e vi dirò sono molto felice del, del, del prodotto del prodotto qualcuno The product, come dicono gli inglesi. Sta di fatto che proviamo. E appunto il soggetto per me è un po' questo sconosciuto. Leandro che scrive, vediamo cosa vuole. Avete visto il post di Instagram, vi piace? Adesso Leandro gli rotto le palle, Dio buono, adesso devo pure silenziare il telefono, così domani me lo dimentico, mi chiama la gente e non rispondo, porco d'Inci. Di Mi chiami tu? Datore Ricarza che parla dal, 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 dalle cose. Dio santo, dimmi te. Se mi devi fare incazzare alle, alle nove e mezza devono. Sil, tu come stai? Leandro, come stai? Oggi è stato un grande giorno per te, Leandro. Eh? Devi, dirci, devi raccontarci un po' com'è andata la situazione invece di rompere il cazzo. Ciao 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 top Ciao assolutamente. Una pacira, una pacira. <ride> meravigliosa. Meravigliosa. Ciao Ciao possiamo ancora andare con le manine, con le nostre Sacro perché iniziamo una modellazione proprio quasi da zero intravedete ancora le biglie negli occhi probabilmente se non le vedete guardatele siamo proprio ai principi ed è giusto vedere ogni tanto anche il, il cominciare più, più primordiale di, di una modellazione anche se per me è noioso per voi non lo so, ma l'importante è spararsi due cazzate addosso, nel mentre che si fa, no? Questo penso sia fondamentale. Io ho davanti un paio di reference di neonati, da qualche angolazione. Le mie vicine che mi guardano dalla terrazza molto probabilmente pensano che io sia completamente fulminato. Ma che devi fare? E... anche io te ne voglio molto leandro ti ho pensato molto oggi e... dici com'è andata come andata questa uscita con la tua bella con quella bella diciamo quella bella poledrina ecco che cosa sta succedendo la Ganza non sa dell'accaduto e non vorrei eh, spoilerare fin quando non arriva. Ok, assolutamente. Terremo il segreto. Vogliamo tutti bene. Siamo una gang di. Una gang di. Non lo so. Una gang di, di cuori. Tizi, amori. Molto bella questa prestigita, molto bella, poco da fare. Abbiamo incominciato tra l'altro con la Toriganza, una serie che è molto carina, molto carina. Quasi più bella di The Last of Us. Lo so, l'ultimo messaggio qua, eh? in chat o l'ultimo messaggio? ti eh, tesoro mio. Leandro. Mm, quindi aspettiamo che arriva a Toriganza e poi diciamo che possiamo parlare e se mm, era un po preoccupato per la live di questa sera e ne parlavo anche con Leandro prima mm, perché appunto è stata una settimana eh, Alquanto, diciamo, piena di avvenimenti, piena di impegni, piena di, piena di cose. E quindi, e quindi avevo paura di non riuscire a portarvi un, una sega stasera. E invece, perché il coltello? Oh, scusa, hai ragione, hai ragione. Leandro voleva giocare a Gartic Fone. Ma anche una, sera, una serata intera di Gartic Phone è... Porca troia. Una serata intera di Gartic Phone è una bella mazzata nelle balle. Eh? Un anno, sei mesi, venti giorni, venti ore, Neandro. Porca miseria. Un anno e mezzo. E più. E più. E vi dirò di più. Devo mandare un po' in giù questa biglia. Non so se ce la faccio. Con la imposizione di. Dio! Non di Dio! Le. È andata. È andata, è andata, è andata. È il tempo del quale. Eh, addirittura. Ma poi tra l'altro, tu verresti su Discord quando giochiamo a Gartic Phone? Leandro? Perché a me sembra che dopo una certa tu non vieni mai su Discord. Sei sempre, sei sempre impossibilitato a parlare o sbaglio? Perché anche se, cioè, se, se mi dici giochiamo a Gartic e poi non vieni su Discord, io ti prendo le, le orecchie e te le, e te le, te le mangio di buono. Lo so che non serve Discord, ma almeno si, si parla con qualcuno. Non è che posso giocare a Gartic. Vabbè, lasciamo stare. Sarebbe più interessante. Giocarlo mentre si, si, sparano, si spara qualche cazzata, no? Tu che dici, Leandro? Mm? Oh non ho ragione, ce l'ho, non ce l'ho. Io ho una strizza per come verrà questa modellazione infinita. Non so se sono in grado di fare... Sparisco un po' e ti vengo sotto... In va bene Silves, non ti preoccupare. Che cosa sta succedendo? Una bellissima serie. La Toriganza, come si chiama la serie che stiamo guardando? Probabilmente non c'è ancora la Toriganza. Chi si ricorda il nome di quella serie? è HBO è tipo molto sul 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 non so mi ricorda molto true detective il primo no molto molto carina molto carina moby ash moby ci piace anche la toriganza e eh, non so dove sia la toriganza a toriganza come sei cosa stai facendo Guardi la tv dal telefono. C'è Leandro che ti deve notificare di un, di un atto. Eh, è successa una cosa incredibile, eh, oggi? Eh? Non capisco. Marco Columbro. No, non si chiama Marco Columbro. Il <ride> <I> stupido Leandro. Sarebbe <ride> una bomba, eh. Sarebbe una bomba. Tienila da, mh, tienila da parte come idea. E poi valla a proporre alle... Mh alle varie mh, agenzie non so mi dia geniale. geniale la Triganza eccola lì umberto smila sai top anche quello top è arrivata la Triganza cosa gli devi dire leandro? Mm. Ora possiamo dirlo. Bene, ma era l'ultima volta che vi vedevate? Tra l'altro, oggi. Quest'oggi, Neandro, prima delle vacanze, non vorrei farti partire la lacrimuccia. Ma non vorrei rimembrarti di cose che, che non vorresti ricordare. Sì. Bene, allora praticamente oggi c'è stata un'uscita tra Leandro e, e la sua bella, quest'ultima uscita. Ed è successo una belliss un bellissimo fatto d'amore. Leandro, a te la parola. Tra l'altro Leandro è tipo leone, il figlio di, di Fedez e, e la Ferragni, sappiamo tutto di lui. No Leandro, adesso devi raccontare, eh? devi raccontarci tutto. Se no, stacco la live e ci vediamo settimana prossima. Non possiamo stare sulle spine. Lo dico io Leandro, devo dirlo io? io ne so poco in che senso non leggo cosa devo leggere un cagare un arrivederci un arrivederci già hai detto che è successo? Un Bezos? Ah, vabbè, ma come sei poco romantico, Leandro. Dio santo. Potevi infiocchettarla un po' meglio, no? E sentiamo questo Bezos come è, com è stato. Appassionato. Eh, incredibile. Appassionato. D'amor. D'amor di sicuro. Umido o più asciuttico? Oppure... <ride> Come è stato? Raccontaci tutto. Siamo tutti ricchi, siamo le tue confidanti preferite. Ho 20 minuti di romanticismo e 9 li ho usati oggi. E poi hai ancora 12 minuti. I 9 minuti... Io ti tiro su non lo so. Non lo so. 11 Dai, Leandro, raccontaci, porco cazzolo. Possiamo, Dio Bono, strapparti le robe da, dalla bocca, Dio Bono? Sì, come è, com è andata? Cosa avete fatto? Dove l'hai portata? Ha apprezzato la playlist? sei contento di questo di questo arrivederci eh, vi state già scrivendo molto siete già mh, mi manchi molto di qua di là le rose sono petali gli gnocchi sono belli tutte queste cose qua cioè, te le devo chiedere io dovresti raccontare a, a cuore aperto capito e invece Dimmi te. Qui c'è un pubblico che non aspetta altro C'è la Sil che che, che 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 non sta nella pelle eh? Te lo dico Te lo dico Te dico Una ciusatina, eh? Alla vostra, tra l'altro, eh? Cheers. Alla tua, Leandro. Ah, molto interessante questa plastilina. Non so se quell'altra è tanto vecchia e quindi si è un po' separata e ha avuto tanti... Mh, Eh, tante variazioni termiche ed è per quello che si è illucidita, oppure non lo so, se sono proprio diverse. Basta. Comunque è molto bella questa prostina. Ci piace, ci piace. 10, siamo usciti e siamo andati a fare un giro in una villetta comunale, abbandonata, probabilmente. Poi abbiamo preso un caffè e un gelatino eh, al bar sempre ridendo e scherzando e terminando. Eh, quando poi siamo arrivati al pullman e stavamo aspettando lì ho mandato la playlist e lei mi ha abbracciato e dopo ci siamo baciati fino a quando non è arrivato il pullman. Madonna Santa, Leandro. Che storia incredibile. Bellissimo. Sei contento, Leandro? E questo bacio com'era? Raccontaci. Mi da mangiare, mi la già, ti, da, già da mangiare le devi dare. L'hai pure spinta sull'altalena, ma che carino. Sembra proprio un di un film, il miglior film d'amore del mondo. Leandro, tu ne sai. Tu sai come funzionano queste cose. Complimenti. Ecco che è arrivata anche un'altra esperta d'amore. La Marisa. Il nostro il poeta colpisce ancora. Ha un sacco di cartucce da sparare ancora. Perché vabbè. Adesso c'è il romanticismo, ma poi continua e è sempre in salita. Non esageriamo. Beh, ma Leandro, scusami, eh, io non ti ho mai sentito, cioè, sei sempre, sei sempre stato un po' poco sicuro di te e guarda quante belle cose ti stanno succedendo, guarda quanto sei capace di, di creare queste situazioni. Sei un bravo aiuto, sei un bravo aiuto, sei un bravo sei... sei il nostro orgoglio d'amore. Ovviamente senza il nostro consiglio sarebbe, sarebbe, probabilmente se non ci conoscessi sarebbe, sarebbe andata molto diversamente e un po' di merito ce l'abbiamo anche noi, vero Toriganza? Non penso. Comunque, ehm... così. Toriganza buona quella, io penso che la crostata alle ciliegie penso che sia la roba che mi, mi... mi, mi, mi che scelerei per ultima. Buonasera Toriganza, come stai? Sei assonnata? Anch'io. Perché <ride> <ride> di quella sparra stronzata. <ride> Guarda, è romantico anche quando cerca di insultarmi, ma che cazzo c'entra mica è merito mio e merito della tipa che è stupenda? Senti che romanticone, eh? Eh? Come si chiama, Leandro? Come si chiama? Non ce l'hai detto, non ci hai ancora detto un nome. Avessi io dieci anni di meno mi, avrei, eh, mi avresti rapito il corazon. alla Marisa. Beh, avessi avuto dieci anni anch'io di meno. Avresti rapito anche il mio. Jessica Jessica si chiama si chiama Jessica ah, oggi a Giulia è successo un piccolo inconveniente poverina le è rimasta della merda attaccata mh, al di dietro e, e diciamo che e, mh, purtroppo mi ha sparso un po' in giro poverina no c'era uno stronzetto e tu l'hai pestato? Sì sì, quello l'avevo capito Sì sì, sì. <ride> che, romantica, che romantica Si parla d'amore Si parla anche di merda, più o meno Che si dice qui? Marisa eh, Ups eh, Marisa mh, Una nuova plastilina Sì sì eh, che serie stiamo guardando che non mi avevi sentito prima? The Outsider, molto bello! Molto bella serie. Stiamo guardando una nuova serie che ci piace molto. E, e stiamo iniziando a modellare Marisa, un neonato. Un neonato. Le lettere quelle sono. Ha ah, dei profili social, possiamo andarla a vedere, Leandro. Possiamo andare a stalkerizzarla. E di quella con Marco Coluna. Mm -hmm. mm -hmm. Piacere il latino al gusto di Paolo. E comunque così. Che bello quando l'amore trionfa, eh. Che bellezza. E poi l'amore trova sempre un pertugio nel quale infilarsi e combinare i suoi strani piani. Che bellezza. Per il momento sembra avere una reazione allergica. Questo bambino sì, è tutto abbozzato, Vorino. Trust the process, sì, ma poi siamo all'inizissimo. Proprio l'abbiamo iniziato mh, che era una... Ancora più malforni, mi sembrava il gobbo di Notre Dame eh, con un cromosoma di più. Ora sembra solo un bambino putrefatto con la peste nera. Il mio pertugio non ci infila nulla, non so tu, ma Maleandro, il pertugio dell'amore. Che trova sempre, lo trova sempre per passare se così materiale pensi sempre a infilare le cose nei buchi a 5 su questo è iniziato il quinto e su 6 però su 6 o 7 vediamo vediamo come come siamo poi Voi la non è così che bella estate ti aspetta Leandro Dopo questa cosa dopo questa cosa Leandro Dopo questa comunque guardate la di outsider è molto bella e se credete nel, 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 nel giudizio mio e di Atoriganza guardatevela perché è molto molto bella ho guardato probabilmente le prime 5-6 puntate è una sola stagione ci mettete un attimo a, a finirla poi lo so che voi siete lì che, che non vedete l'ora di avere qualcosa di nuovo da guardare vi vedo vi vedo. Manca poco, manca poco, sì, Risa. Quando l'abbiamo iniziato questo 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 percorso? Tocca vedere da YouTube. Vediamo. <susurra> canale uh, video abbiamo iniziato con precisione il lontano tre mesi fa tre mesi fa abbiamo iniziato, tre mesi fa, tre mesi fa sono, sono 28 live che portiamo avanti questa roba, uh è arrivato Wid, buonasera, buonasera Wid come stai? Tutto bene tutto a posto with comunque settimana infernale a livello a livello a livello non lo so di impegni di cazzi di robe sono stanco come una ciapatta diavano Comunque Leandro, se riesco a modellare solo la forza, mi ci metto. Proprio giocare all'ultima spiaggia, sempre se non lo so, non si intraprende un progetto. Che, però necessiterebbe di... di una live in più, secondo me, secondo i miei calcoli, e quando cerco di dire alla Torigasa. Dovrei fare una live in più. Storce un po' il naso. Ha ragione, forse non lo so, però su Twitch c'è bisogno di presenza. La presenza. Gianluca, e secondo me una live in più farebbe, farebbe bene. Marisa ti dà ragione perché è troppo gentile Leandro. E perché ha paura di de, essere bannata da te. Sei, 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 tu contraddiresti un, un carabiniere che ti ferma con la macchina? Contraddiresti una forza dell'ordine? Eh, dipende se ha torto sì beh ti voglio vedere ti voglio vedere a gusto di panna che devi fare Che banda di deficienti, eh. Andrò a re degli uni praticamente: esatto, non osare contraddirlo, che ti si incula. Non eh... so. sappiamo che non sei cattivo, le sappiamo che non lo sei. Sappiamo che sei un pezzo di, un tozzo di pane, azimo. Per giunta, per giunta. Poi non so, cioè, potremmo anche stare facendo questa faccenda per niente perché potrebbe anche non centrare un cazzo con il resto magari eh? potrebbe anche essere così non lo so non lo so perché azimo mi, mi, mi andava così comunque uh, Basta stronzate. Marisa, eh, ora che sei in patria da, da un po'. Come, come sta andando? Come stai? Come, come, come va la vita? Sei tornata. Sei tornata. ai al, al cazzi del. della, della, della vita normale. magari Tiffon, cioè non lo so anche l'ultima volta che l'avevamo giocato, non so se ti ricordi non lo so non è che mi convince poi tanto come gioco eh Leandro non vorrei eh, risultare rom rompiscatole ma un gioco serio da fare assieme, non so Mi hai mandato Garti fuoco. Non lo so. In che senso me l'hai mandato? Il doppio questa settimana. Per recuperare la scorsa. Porca miseria. Pure. Che palle. Eh, almeno sta per finire questa settimana. Mari. Almeno finisce. Qui flash. Qui flash. That's why Quiplash. Quiplash. Uh, is the gut busting battle of wits and wittiness. Wittiness. just use your phone or tablet. No controllers needed to answer simple prompts like this. I don't think you'd be surprised to see. Mm, hai capito. But you have to comprare. Costa 4 euro. Si può anche fare. Comunque mi avevi detto Gartic Fun, eh, Leandro, ne sono certo. Va bene, va bene, Leandro. Prossima volta lo facciamo. Se lo compri tu non dobbiamo fare nulla, in che senso? Non ti preoccupare, anche i migliori sbagliano tu ne sei la riprova ho un po' di occhiaie sto guardando sto vedendo la telecamera sono gli occhi distrutti gli occhi di un uomo che non deve chiedere mai leandro non lo so Voi giocate da internet, ok. Bene, Leandro, va bene. Le stendo tutte con queste occhiaie. Davvero. No, con queste occhiaie mi vorrei stendere io. Altro che... Non stendo nessuno. Mi devo stendere me. Altro che... È arrivata Erikoza. Buonasera. Come stai, Erika? Hai fatto altre pentakill? Che ci devi notificare? Come and stay with Pentacles! Molto bene questa regia questo dio carlo questa questa palestina anche noi tutto bene un po' stanchi, ma bene dici, dici delle tue novità, Erika. Come andata, hai finito le cose? <ride> tirocinio Cosa non stai facendo? Non mi ricordo. Ho fatto le... raccontaci tutto. Bonsoir, pure francese, pure francese la Erika. Tell us. Tra un attimo vado a prendere un'altra biretta. Così almeno così almeno non lo so. Giusto oggi? Oh bene. Un po' di riposo adesso. Un po' di riposo. Questo fine settimana fai un po' di festa, no? Io te la prescrivo. Perché dici, Leandro, che erica un rumore più altalenante di uno schizofrenico? Shit. <coughs> Io non ne sono sicuro. Non, non sottoscriverei. Sempre equilibratissima. Poi se si mette a giocare a LOL quello è un altro paio di maniche. Mi ma l'hai visto. Incazza mm. le cose. Ma quello è normale. Al gameplay. È perché è una gamer professionista. Ci sta. Mi servirebbe una bella vacanza per i cazzi miei al momento. Ma non la puoi fare, Erika? Dove vai in vacanza quest'anno, Erika? Ah, me l'avevi detto? Vai a Roma? Vai a Roma quest'estate, forse no. Dove è che fai? Mi manda un au mi manda audio allegri e poi mi dice la vita. Che la vita la prende a sbelle. Eh. Che Roma. No, c'eri stata già a Roma, forse, prima, no? Vero, Erika? Voi non lo so. Non mi ricordo, Erika. Comunque dov'è Voi, ecco, le ferie, le vostre ferie. Raccontatemi... Io non so ancora che, di che morte morire. Non so ancora cosa farò. Perché alla fine le ferie vere ce l'ho. Ce l'ho ad agosto, a cavallo di ferragosto. Ehm... Però non so che cazzo fare. So che minchia fare. Quindi... Boh. Non ho deciso nulla per quest'estate, vedi Marisa. Poi all'ultimo momento ci troveremo, non lo so. Beh, potremmo fare... È, è un'occasione per, per organizzare delle vacanze... Mh, non lo so. No, delle, delle, delle vac una vacanza a sorpresa. Ci, ci, mh, ci troviamo da qualche parte. Oppure non lo so. Sarebbe figo, eh? Sarebbe ficus. Andiamo, andiamo. A andiamo, andiamo a Bronte. Eh, che dici? Nulla di che quest'estate, come nulla di che. Dai, Erika. Di sicuro farei come... Non si so se di ultimo momento... È che vado a Torino dal 20 al 22. Attenzione. Torino due giorni. Molto bene, molto bene. Deve essere molto bella Torino. Io non ci sono mai stato, penso. Sì? Beh, Marisa. Non sarebbe male, eh? Quello che stiamo pensando... A qualche città italiane. Mm. Beh, Marisa. Vediamo, poi, poi la, la, la pensiamo meglio, però. Però 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 però. Eh! Qua ci scappa ci scappa un scappa un, non so, qualche situazione, eh? Siamo attenti. Eh, non c'è granché a Bronte. Beh, ci scofaniamo un chilo e mezzo di, di, di pasta di pistacchio così. Pistacchi, cazzo, no. tutti a me, tutte a noi. Beh, innanzitutto, sarei molto curioso, Erika, di sentire le campane eh, che ho sentito sempre solo da Discord, le famose campane di Bronte che suonano ogni quarto d'ora. Sarei, sarei contento anche solo di quello E poi Io un concerto A Copenaghen in programma Che vuole venire Ma Copenaghen ma che cazzo Cioè che cazzo vuoi fare a Copenaghen È brutta come triste, No non lo so magari è una meraviglia Pistacchi superiore su compagnia? Non so, non so, Wid. Io, io sono convinto del contrario. Poi tu sei libero di pensare quello che vuoi, eh. Poi te la vedi tu con la R, gambenio. Per me è assolutamente il contrario. <ride> Anche perché, se, no, se, ti, se, ti, se ti becca, Wid, stai attento. Ti becca, ti crepa da mazzotto. Eh, se mi se potete raccogliere i pistacchi con me ah fai la, la vendemmia di mano datemi un secondo ragazzi che vado a prendere vado a prendere la birra ci metto meno di un minuto wow Scusate, non so se avete capito che taglio mi sono fatto. Cioè, guardate che, che taglio sopraffino. Tutto da solo, eh? anche dietro. Incredibile. Incredibile, Brooke. Qua li alto livello di parruccheria. No, ne avevo assolutamente bisogno di tagliare questi capelli. Soprattutto in estate ho sempre una scimmia di tagliarli. Oh, devo tagliarli una volta al mese. Viva ragazzi! Chic, vero? Al, 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 di moda. No, in realtà oggi, eh, al giorno d'oggi non va quel tipo la scofanata davanti così. Tipo... Sono tutti con i capelli in faccia, quei brutti stupidi capisco una siga. Oh, uh, Gebro Music, buonasera, benvenuto. Cosa ci fai da queste parti? Grazie mille del follow. Benvenuto nella faccenda. Kinez sottofatto... Ah, cazzo, Gebro Music, cazzo, è il... Um... È vero! È skinned, cazzo! Kined! Cosa succede? Se, se, se è verità, però... Hai ragione, Leandro! Hai ragione, Leandro! Chissà cosa... Chissà... È stato bannato da qualche parte lo skinned è stato bannato da qualche parte ti ho dovuto fare rifare il profilo skinhead dici tutto eh noi siamo pronti a difenderti a spada trattola alla vostra comunque facciamo eh? un bel cheers um, all'estate che, che sta arrivando dicono scusami primi anni 2000 sì Marisa beh io, io dico tanto ma alle medie avevo io sono riccio avevo, ero, ero imbarazzante ero imbarazzante a parte che ho avuto molti tagli di molti tagli di capelli imbarazzanti ma Farli crescere questi ricci. Ehi. Erika. A me, cioè, non riesco, sai? Ti dirò la verità. Non, non, non riesco più a tenerli lunghi. mi avazzo più. mi rompo subito le palle. Devo... sento proprio una necessità recondita di, di tagliarli non appena superano una certa lunghezza. Poi d'estate, vabbè. E diventi leandro riccio <ride> potremmo chiamarci leandro facciamo un gruppo facciamo tipo <ride> i neri per caso facciamo tipo <ride> pietro samonini con la tazza della nonna con dentro la birra dell'aerospin chiede informazioni riguardo il diverso nome dell'amico l'amico risponde che per questioni private usa il vecchio profilo con il quale streammava nell'anno pandemico beh è un piacere riperpretare riperpretare se si dice così eh, questo benvenuto signor skinhead benvenuto ribenvenuto e ben ritrovato più, più, sarebbe più giusto dire come stai skinhead cosa ci, ci racconti di bello Che stupido. Non ci sono arrivato non ci sono arrivato in tempo. Che cosa sta succedendo? Beh, eh, ha intenzione di, di, di eh, ristreamare qualcosa? Chissà comunque, Leandro non, non ci hai risposto. Questa tua. Beh, Erika, Erika di sicuro sa già tutto e è già andata a stalkerare nella questione, ma ha dei social network con la tua la tua la tua la tua, la tua... brusa oppure non ha Instagram. Ma allora vi siete proprio trovati stronzi, eh, eh, Leandro? proprio cioè, si, si trovano si trovano e eh? dio li fa e poi li accoppia così come come accoppia me e te Leandro. oggi si è fatta una foto stranamente Inizio. quindi un canale da eh, secondo un canale da poco che mi interessa devo usare questo profilo altrimenti avrei bisogno di usare Limec. Ah, ok manco puoi vederla Qu quanta curiosità quanta curiosità abbiamo ragazzi da 1 a 10 di vedere questa questa donzella io, io muoio dalla voglia di da, dall'impazienza di, di vedere questa questa gentil gentil donzella Erika si sta mangiando, cioè se, quando gli viene in mente si, 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 si mangia tipo no, le gambe del tavolo. Non si capisce più niente sì, no, ma a Skinhead non mica gli chiediamo di, di metterla su Discord o che ne so. E facci vedere, Leandro. No, non hai una foto, Leandro? Non hai un santino? Non hai un... non lo so... Un... Impossibile, dai. Alla tua età o è più giovane? È più vecchia? È più più vecchia? Attenzione! E la prossima uscita mi sa che dobbiamo aspettare mm, due mesi. Marisa. Non possiamo accettare un'attesa così, così grande. Quanto cassaziare questa, questa curiosità molto prima, Leandro. Mi raccomando, eh? Giusto, Erika. Brava, Erika. Fatela mannare. Erika Smart. Erika Smart. No ma niente, attenzione. Eh purtroppo si sì, Marisa. Oggi era l'ultima... Ah tra l'altro non lo sa Marisa, posso dirglielo Leandro? A Marisa cosa è successo oggi? per guardarla sì Erika per guardarla eh... 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 praticamente Marisa oggi è stato il saluto prima della partenza per le vacanze e... si sono salutati ed è, ed è scaturito un gesto d'amore e c'è stato un bacio Marisa c'è stato un un bacio d'amor. Si sono si è la spinta sull'altalena, hanno bevuto un caffè su oh. Discord. Ok, Ci entro subito. Su Telegram, ah. Vediamo. Sai com'è, l'ho silenziato perché mi... Maia e Leandro. Incredibile. Incredibile Leandro. Complimenti. Complimenti. Meravigliosa. E... Può accompagnare solo con un fisico come il tuo Leandro. Uh, può accompagnare solo bellissima ragazza almeno quanto te almeno quanto te bravo Leandro sì, uh, eh. scusa Leandro eh alla Marisa non gli mandi niente una alla volta, una alla volta per carità. E, e comunque guardate anche che passi in avanti che sta facendo Leandro, che una volta, mh, non lo so, era molto più intimidito dalle foto, le cose, non mandava mai una sega. Invece adesso si è, è aperto. Sono proprio contento per te, Leandro. C'è poco da fare. Ma sì, ma cancella quello che ti pare. Almeno un'idea ce l'abbiamo. Un'idea ce l'abbiamo. Non, non brancoliamo nel buio, capito Neandro? Si può. Fai benissimo anche a cancellarli, giustamente. Anche, anche perché fidarsi bene. Non fidarsi. Bene. Perché io che cazzo me ne fo? Sempre la privacy. Brava Marisa però ai tuoi, ai tuoi amici tocca comunque messe così sul tavolo iniziano a diventare mh, corpose no? Queste, questi volti no? una bella varietà mm, sono contento di come sta come di come sta risultando il progetto Puoi anche vedere in linea tutte le facce delle, delle illustrazioni anche su Instagram mi soddisfa alquanto sono proprio contento di aver iniziato questo progetto eh. mm. Leandro io lascio a te questo, questo, questa cosa lascio a te questa, questo compito io non ho bisogno io sono solo curioso del, 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 del un curiosone di merda e sono contento per un caro amico poi potevi anche non mandarmela però dai ci sta ci conosciamo da, da mille anni condividiamo condividiamo mille cose Leandro do do dobbiamo scambiarci questi questi queste cose poi appunto ti abbiamo mi è cascata, adesso più lo trovo più. È stata la passività. Ehm. Mm. Ci sta. Dissociamoci sempre. Anche la ganza, certo. Se vuoi. Assumo un attimo di nicotina, poi torno a, a lavorare. Assonnola Erika. Ma noi lo immaginavamo già. Lascia fare Erika, che oggi sono, sono distrutto. Oggi pomeriggio, meno male che non ho lavorato perché ho faticato a fare... Cioè, oggi non capivo un cazzo. Oggi proprio zero. Poi, cioè, stanco. Ero stanco oggi pomeriggio. Ma nervoso, incazzato, di mano, Una bestia, di moro. Che devi fare? Una settimana di fuego, di fuego. Ricca anche di emozioni. È iniziata anche. Ieri, ieri notte è stata una bellissima notte. Ieri sera abbiamo fatto la festa per, perché è tornata la blu Mamba dall'ospedale con la bambina. C'è stata la festa anche, sarà anche quello. Sarà che domenica sera appunto è nata. Non so, tutte queste agitazioni. Mandata anche Marisa, bravissimo. Facciamo tutti la stessa vita allora, è più o meno. Più o meno più o meno i cazzi, ce li abbiamo tutti, Erika, purtroppo però ci sentiamo vivi, ci sentiamo vivi. Però tutti vi siete fatti i cazzi mei. No, Leandro, siamo semplicemente gioiamo assieme dei tuoi delle tue belle dei tuoi, delle, tue, delle, tue, delle tue cose. Poi, appunto, quando qualcuno ha qualcosa di bello da dire ce lo dice. Eh, così come ve lo dico io. Eh, è una settimana ricca di novità. Stancante, ma ricca di novità. Questa è una bellissima. Ma certo lo so che scherzi altro. E, e quindi così. Che bello, che bello. L'amore che trionfa. Leandro, ritira subito quello che hai detto. Perché mi chiedi questo, Leandro? Perché mi stai chiedendo questo, Leandro? C'è Radio Canaglia, c'è Inchiostronauti, Astronauti, c'è il Marco89, c'è Slayer Digital, Alarico, Stefano117, di quelli che seguo. Amarantis, c'è Amarantis. Vediamo se ancora sveglia quando facciamo un raid, però potremmo farlo. Ad Amarantis, che forse ce l'ha fatto la volta scorsa. Amarantis? O oh, mi confondo? Vabbè. Comunque, no, caro Leandro. <ride> non lo faremo. Potresti fare un guida ride, ma se mi vuoi bene, non lo farai. In... In... Rispetto a quei guidi. Ti prego, Leandro. Uh, tra l'altro eh, venerdì scorso hanno montato l'aria la, condizionata, i condizionatori mh, al lavoro, è stata una settimana almeno da quel punto di vista molto meno distruttiva a livello di AFA e tutti i cazzi al lavoro. Quindi un'altra cosa di cui gioire. Troviamo i punti, i punti positivi. Uzz. Che bel ricatto. Beh, comunque. Leandro, io confido nel tuo buon cuore. Ti prego. Please. Adesso terrà. Sdragadangans. Chi lui Marisa quello che stava dicendo Leandro. Bastardo geneticamente. forse il termine è il termine giusto vero Neandro? però dobbiamo farlo sembrare molto morto questo, questo neonato quindi mh, ci vuole un po' di Cosa ci vuole? Come si fa? Perché ha, ha queste guance paffute, come si fa a farlo sembrare stramorto Presente, ecco, eccolo lì. Sapevole, Andrò. Comunque, no, fai quello che vuoi. Eh, poi qui dare è sempre un bel gesto, e, e lo faccio volentieri sempre a chiunque anche se appunto non è che cioè, non abbiamo dei numeri spropositati però È un po' più appiccicosa come, come plastilina, però non in maniera fastidiosa. Anzi. Anzi, anzi. La sola... Che mi hai tirato... Con la sola che mi hai tirato tu... Mi ha dato fastidio. Beh, è comunque... Ti ho tirato una sola perché hai sbagliato a, a dirmi che gioco volevi giocare stasera, Leandro. Quindi non è neanche solo colpa mia. E poi appunto, capisci a me, sono un cristiano. No, non sono un cristiano, sono un umano pure io. Se riesco, modello. Sì, 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 mi. Quando posso. Vi porto mh, Art. Poi non so, c ho, c ho questa balzana idea. In testa di di, di fare la Blind run di mh, come si chiama? God of war anche se è un gioco che è uscito da 1600 anni. Non lo so. Sondaggio. Dovrei farlo? Oh, oppure no. Per sparare su PUBG vado subito. Ci vado perché avevo finito la roba ed è una roba easy da, da accendere e poi si, 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 si fa giusto per defaticare e appunto se no vado a giocare a LOL con Erika mi faccio cocciare da erika anche se avevi finito ne hai iniziato un'altra oggi sono riuscito a preparare una roba da fare in live non è che ho finito la roba la, la roba l'ho finita la scorsa live. L'illustrazione l'ho finita la, la scorsa live. Oggi avevo il pomeriggio libero. Mi sono lavato. Ho fatto i miei cazzi e sono riuscito a modellare. E quindi vi porto una modellazione. Chiste. Non avevi nulla da fare. Leandro. Ti assicuro che non mi sono fermato un attimo oggi pomeriggio. Non ti preoccupare, mi sono fermato quando mi sono sdraiato nella vasca da bagno, ecco. Non ero a, a... vabbè, non lo dico perché poi ti offendi, non lo dico. Non ero a... a spupparmi le fie in giro per il mondo. Ero, la mattina sì, lav ho lavorato, ho finito quello che dovevo fare perché ieri ho lavorato fino alle 7, parentesi, così oggi ero più disteso e ho avuto il pomeriggio libero, mi sono tagliato i capelli, mi sono lavato, a pranzo ero con la Toriganza a vedere le cose, ho fatto la spesa, poi ero qua. Bisogna appianare questa divergenza. Guarda, Leandro, ho, due ho lo scroto Diobono. Che, che, che mh... vabbè, lasciamo stare. Non vorrei creare brutte immagini nella vostra, nella vostra mente. Però ho due palle piene come, come Diobono. Le cose, e se lasciamo stare. E mi impegno molto per portarvi i cazzi dell'arte e non... Poi... Potrei farmi i cazzi miei ogni tanto, ma... Oh Giulia, ciao! Torno e, si parla... e si parla di scroto. Va bene, eh, Guido... With... Mi dispiace, Guido. Scusami. Coincidenze? Non lo so. Ma lo so che scherzavi, Leandro. So, bisogna sanguinare ogni tanto. Ma è un pensiero bellissimo, Leandro. Il tuo. Solo che... Non lo so, lo, la, la prendo sul personale. Quando non... se non riesco a... non lo so, forse mi faccio troppe seghe, ma mi sembra di... cioè, mi... mi, mi, mi come si dice? Mi, mi... mi riempio la testa di... Come si chiamano? Non mi viene la parola. Eh, non mi ricordo, cioè non, non, non trovo le parole. C'è freddo, sì c'è freddo. La parola è mia, eh, with, è complicato. Eh, delle aspettative, ecco come qual era la parola, porco cazzo. Eh, le aspettative per... Per stare live sono... Avere qualcosa da fare... E... Di, di, di decente... E senza... E senza mi, mi dispiace andare live... E tappare i buchi... Sarei molto più... Mh, sarei molto più tranquillo... Con una live in più... Per il cazzeggio... Quello sarebbe un altro paio di maniche... Però così... Io mi sento comunque il dovere di... Di, 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 di avere una una un'illustrazione una modellazione da fare eh, da portarvi ecco poi lo so che molto probabilmente non, veni, cioè, non morite sicuramente se, se, se una sera non, non facciamo già chatting o giochiamo a, a ravanarci le balle sta di fatto che è una questione personale mia. Cioè no. Sono, sono, sono al corrente che probabilmente ogni tanto un casseggio in più ci starebbe, però faccio quello che mi sento. Certo, non posso neanche rovinarmi la vita perché percorrere come un ladro, però Eh no. Rosanic Rosa non si incazzerebbe mai con te. È, è, solo, è, solo, è solo molto apprensiva. Eh, no, no, Leandro, sei mosso da sei mosso da e io non l'ho non capito subito. Sei mosso da, da dei sentimenti di salvaguardia nei miei confronti, e io ti ringrazio molto. E sei, sei, sei fondamentale sempre, Leandro. Oh, Giulia, buonasera. Saluta la Marisa. Saluta la Marisa. Buonasera. Così bella, Giulia. Mi raccomando, però, la prossima volta controlla di non avere non, non portare la merda in giro per cortesia, la prossima volta, sai, Giulia. Non fare finta di niente, però, eh. Eh, fa finta di niente. Eh, eh. A noi piacciono tanto le cose qua mm, Ti ringrazio Maurizio. Cosa Leandro? Scusa, mi sono perso. Male direi. Boh ma le, le forze si concentrano su, su altre cose, Leandro. È normale. la, 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 la hai incanalato le forze da, da qualche altra parte, hai pensato ad altro ed è anche giusto così. È giustissimo così. Non ti devi preoccupare. Anzi, poi sono le pause che mh, ti crea, danno nutrimento a, alla, ai soggetti di cui si tratta poi nell'arte che si gestisce no? brava Marisa, la scrittura sta liponale Madonna Wid ha, ha droppato il microfono Wid dopo questa eh Maiala è così semplice Eppure non ci pensa mai nessuno. Okay. Nel mezzo di, del cammino di nostra vita mi ritroverai per in punto. <ride> <Badum -ts. ride> Erika punto. Ah. <ride> Avevi scritto solo Erika. <ride> Erika che muove il sole e le altre stelle sta sempre assomigliando di più ad un feto, un feto. molto bene sono contento non pensavo piano piano, eh? piano piano poi le prime fasi della modellazione sono belle anche perché passi da una, una cagata Tipo quella che ha fatto Giulia, che ha portato in giro Giulia prima ha qualcosa di sensato, bene o male, faccio vedere più da vicino. Sembra già un, una roba semi semi-umana, semi dai, possiamo ritenerci soddisfatti. Così è perfetto, Erika, <ride> perfetto. Erika. Contemplazione Massia. Eh, Erika ha detto di scrivere il suo nome e WID di mettere il punto. Ah, ok. <ride> Giusto. Eh, ermetica. Ermet ermeticissima. Eh, stasera ce l'ho con la merda. Sì, ma tra l'altro, io non so se i vostri gatti, non so se avete gatti o animali eccetera, ma Giulia aspetta di cagare sempre quando ci sediamo a cena non so se è normale sembra che lo faccia apposta poi diciamo che c'è la lettiera lì eccetera però non è mai simpatico perché comunque il sentore lo percepisci anche se da l'istante Ogni volta che ci sediamo a cena lei diciamo che quando noi la nostra cena è il suo caffè e la sigaretta altro livello culturale tipo radio 3 fammi un segone a due mani vero Marisa eh ma va così stasera d'altronde l'euforia dell'amore la stanchezza il gli scroti incredibili di cui parlavamo prima. Il peso specifico dei miei testicoli che ha aumentato clamorosamente in questa settimana incredibile, incredibile. D'altronde non si può sempre parlare di Psicocazzi. Ma non è che domani mi servono tante energie. Cosa devi andare a fare domani? Mm, ti auguriamo un buon riposo, Erika. Stai attenta. Alla tua. Grazie, Erika. Anche a te buon riposo. Staci bene. E buon fine settimana. Riposati un po'. Il Grest di mattina. Faccio l'animatrice. Ah, il Grest por il porcellanato. Capito, capito. Molto bene Erika, buon, buon riposo. Stai attenta, mi raccomando. Lea sta ridendo per Grest Porcelanato, vero? Beh, sbattuta. Adesso posso dropparlo io il microfono, come Witt prima. <ride> Eh? e posso dirvi una cosa ragazzi un formato questa questa plastilina molto più molto più user friendly perché la, la monster clay Viene venduta in mh, pacconi da 2 kg forse 4 boh. comunque è, fate conto due volte e mezza questo, questo panetto eh, io l'ho preso da un sito molto interessante e vi dirò la hard perché c'ho anche la medium qua L'hard va molto bene. Se volete fare qualche esperimento con la plastilina, ve la consiglio di brutto molto interessante, molto interessante. Non costa neanche tanto perché la Monster Clay per il barattolone di solito il prezzo medio è di 40-50 euro, se non di più, dai, dai 45 ai 55 euro. Questa invece, questo panetto, sono 906 grammi, 2 libbre. Ehm, ed è venuta 15 euro se non erro, 14 fischie lì. Oh Giulia, buonasera, come stai? Stai molto carina. Eh non è droga, è plastilina. Mal... Se la trovi, quando la trovi, io posso consigliarti il sito da cui l'ho presa, Marisa, che tra l'altro è un sacco... Marisa, ti sto per dare un... il nome di un sito di Belle Arti che spacca i culi. Te lo, te, lo, te, lo mando, te lo mando subito. Aspettami, eh? Scusatemi un secondo. Scusatemi un secondo che devo assolutamente mandarla alla Marisa. Uh, vediamo se te lo mando giusto, tra l'altro. Eccolo lì. Sì, questo qua, questo qua, un po' grezzo, non è come Momarte che è tutto figo, tutti i cazzi, è un po' più... però c'ha un sacco di belle cose, Marisa. Ma non solo modellazione, anche, anche, altri, anche altri cazzi, non ti preoccupare. Dacci un'occhiata, te l'ho mandato su, sul Telegram. Ci mandi una cosa da entrambi, ok. Vediamo cosa ci manda Leandro. Don't call my name. Don't call Tempo Scusate, sto leggendo quello che mi ha mandato Leandro. Eh, un finale un po' troncato, eh Leandro, ti dico la verità. Però i primi versi incredibili. Fammi sapere Marisa, eh, se trovi qualcosa... Io ho visto tante cose che non trovo, che non trovo, magari non è, cioè, non lo so. Fammi sapere se, 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 se come ti sembra magari piace a me perché appunto ha tanti, tanti materiali per modelli siliconi cazzi, mazzi, e robe, ho dato un'occhiata alla parte pittorica molto alla molto molto velocemente però, però 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 Su, capisci? Cosa vuol dire pH, Leandro? <coughs> nah, no, no stupidino. No, 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 no. Sei malizioso, Leandro, diamo. È un sito, un bel sito, secondo me. Una bella fornitura, un bel, tanti pigmenti, tante tante belle robe, tanti strumenti, pigmenti e tutti i cazzi. Anzi, guarda. Adesso lo apro. E, ci, e mi ci faccio un giro perché anch'io non ho dato chance al um, pittura e disegno tante cose per l'incisione spatole, chine inchiostri, pennarelli e marker pigmenti aerografia, prodotti per le tessuti, cavalletti supporti per la pittura si sì, è un sito diciamo per eh, Magari meno per hobbisti, più per, per, per chi sa già cosa vuole e che, 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 che trova di sicuro quello che cerca. Pittura olio, pittura acrilica, pittura acquerello. Vediamo che acquerello cos'hanno. Uh, vediamo pennelli. Winsor Newton, Tintoretto, Da Vinci e Skoda. E Skoda significa Borciani Bonazzi, Borciani Bonazzi, Borciani Bonazzi, Da Vinci, Da Vinci, Da Vinci, da Vinci Tintoretto, Tintoretto, Tintoretto. Beh, pennelli buoni, di sicuro. Cioè tutte le marche top. Molto bene. Volete mica vedere? Eh, colore da quelle, vediamo cos'hanno. hanno. Winsor e Newton Schminke Daniel Smith Maimeri Pennelier Winsor e Newton Da Daller Rooney. Chissà che cazzo è. C'hanno ancora i Venezia, tra l'altro. Hanno ancora un rimasuglio di Venezia. E Daller Rooney. Che cazzo è Daller Rowney? Minche acquarelli da... liquidi e ecoline, ecoline colori metallici acqua bronze, eh, acquarelli liquidi, Aqua drop della schminche, acquarelli liquidi aqua Fine ink della Dollar Run e poi Godet della Dollar Running molto interessante, molto interessante Invece carta per acquarello cos'hanno? L'arch, la Canson, la Mov. Sempre Canson, Cansum, si. Sì. L'Arch, la Canson. Ausiliari per acquarello. Acqua fissativo per e Schminke, Acqua relation spray schminche. Acqua lift off, acqua pasto aderente per acquarellish Schminke, Fondo trasparente per acquarelli Schminke. Legante per acquarelli, schminche. Liquido per mascheratura, schminche. Penna per mascherare, schminche. Schminche. Molto interessante. Inchiostri, spatole per dipingere, matite e pastelli. Matite e pastelli. Mm, interessante. È un matite e pastelli. Cos'hanno? Carandasci, carandasci, schminche. Ci sono i pastelli schminche? Pastelli morbidi e extra fini. Non sapevo che la schminche facesse i pastelli. Hai capito? Si forse era un po' molto meno per la, per la pittura perché eh, restauro ligno, restauro pittorico, per doratura, restauro dei metalli. Calchi e stampi, impagliatura, mosaico, disinfestazione, eh, sculture e modellato, effetti speciali pros in prostetica, iconografia eh, per la galvanica, pittura e disegno, lavorazione del legno, trattamento del legno. Trattano principalmente poi... Vabbè, lasciamo stare. Non so il fatturato di questi su cosa si incinta, però di sicuro non vendono godette, ecco. Però tanti materiali che non si trovano di solito su, su Amazon o sui siti normali li trovi. Antichità del sito, tutti quelli che hai detto, <ride> Mink, antichità del sito, molto interessante, molto interessante. Me l'ha fatto scoprire Wisman, un collega pittore, molto bravo. Vi ho mai detto di seguirlo su Instagram? È molto bravo lui, Wismans Bello, bravo, incredibile Hanno davvero di tutto Sì, poi le, Diciamo che le cose che piacciono a me Perché poi eh, per, la, eh, per la prostetica C'hanno un sacco di siliconi roba Calchi, siliconi, cazzi sono, eh, sono uscito pazzo quando me l'ha fatto Quando mi ha mandato il link eh, Wisman Il match sono, sono uscito pazzo Avrei comprato tutto ma mi sono limitato a questa plastilina perché non l'avevo ancora provata. Eh. Really interesting. G E, e, è difficile perché appunto dove li vai a comprare questi materiali qua se non in negozi proprio specializzatissimi che non esistono cioè negozi fisici che che trattano di 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 modellazione, scultura, calchi calzi, mazzi, effetti speciali io almeno in questa regione non ne ho mai visti. Oh, Giulia. Ciao, bellezza. Oh, è arrivato pure E eh, Io mi sono, mi sono accorto adesso che è arrivato. Annaggia, la miseria. Ehm, come sembra. La nuova modellazione. A me fa un po' senso vedere la ora tutta sprastagliata. Dovevi vederla un'ora e mezza fa, Wolfie. Era un casino. No, Giulia. Ecco, spaccato tutto. Via. Rotta un'inquadratura che era un bijou. Che avevo messo. Come stai, Wolfie? Scusami. Scusami, mi sono accorto un po' tardi. Stavo guardando un sito. E, mm, ho un po' di paura. Ho un po' di paura, Wolfie, perché non sono abituata a fare i bambini e cose per... Terremoto. Te tommo... Cos'è successo Leandro? Ti si era chiuso l'occhio. Ah, hai fatto un terremoto per, per svegliarti. Ho visto Wolfi comunque le, le nuove cose di, di Sechiro. Molto belle, molto belle. Ok, immaginavo Leandro. Molto belle, molto belle. Ecco, i bambini in generale hanno una, una bocca molto più complessa rispetto a più che schifo i bambini nemmeno. sono piccoli, eh? E, ti è piaciuto l'ultimo post? Eh, certo che sì. Certo che sì. Wolfie. Eh, e, e comunque ti voglio fare anche dei grandi complimenti, Wolfie, per, per i reel mentre fai le cose. A parte che hai una posizione super clean, molto, molto bella, ma molto belli i reel. Con cosa inquadri le cose che fai? Con cosa inquadri il tablet, e la postazione? Che, che macchina usi? Ecco. Sono curioso di saperlo. Ancora complimenti per, 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 per le cose. Incredibile. Ricordatelo quando vorrai fare il salto della quaglia, Leandro. Eh, dico solo quello che, che penso um, per eh, rendere la clean però faccio il possibile Avrò, eh, molto semplicemente basilare ho una sony alfa 6000 ok però senti tutto molto bene hai cioè delle luci precise e dei bellissimi dei bellissimi video L'alfa 6000 l'alfa 6000 era famosissimo, cioè è una macchinozza incredibile. Poi i sensori soni sono stupendi. Una bella macchinetta, una bella macchinetta. Bravo Wolfi. Sempre. Sempre Leandro. E beh, ecco Wolfi, a me um, non lo so, mi ha disilluso un po' la Sony per i prezzi, un po', un po così. Poi appunto. Non lo so, e... Quando dovevo comprare la macchinetta per, per inquadrare i disegni eh, c'era la Sony che costava una barcata di soldi e invece con la Canon me la, cavavo, me la cavavo meglio. Poi magari la qualità non è la stessa, però eh, io me la metto sempre perché penso che non sia abbastanza. Eh, cerco sempre di rimanere, metto sempre dubbi. Beh, è, è giustissimo così, eh. però ti dico, da un completo, ehm, non so, ignorante dal punto di vista fotografico, eccetera, o cazzo, ne so, comunque l'impatto de 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 dei prodotti video che fai sono, sono, davvero, sono, sono davvero, almeno rispetto alla media, sono di qualità decisamente, decisamente superiore, ecco l'hanno regalata beh allora <ride> allora ehm, preciso preciso un bel regalo un bel regalo bellissimo bellissimo certo leandro vai chiama rispondi fai quello che devi non ti preoccupare ci ritrovi qua un quarto d'ora E comunque così nuova plastilina Wolfie, Molto Che funziona molto bene molto più matte meno c'era dura più c'era più c'era morbida. Ci sta piacendo, ci sta piacendo molto intrigante. Molto intrigante il brutto. Cioè quello che mi, che mi dà noia è che abbiamo fatto quattro modellazioni con una e che adesso continuiamo con questa, ma appunto non è che dobbiamo lasciarle così, questo è solo l'originale, poi si faranno tanti, tante riproduzioni e di sicuro, e mi piacerà di sicuro... Mm, non avere una duplicazione precisa anzi, eh, trovare sempre qualcosa di più rovinato rispetto al primo. Comunque, Wolfi, io una volta quella che era la Facecam era quella con cui inquadravo i, i disegni ed è una Canon G7X. Che è ad obiettivo fisso. Eh, costava poco. Aveva, aveva. tutti i cazzi. Ho preso quella. Giusto per non avere la webcam. cioè per non. Cioè, per mostrare le cose in maniera decente. Poi, una volta che ho iniziato e ho visto che. che non era. che questa del live non era solo un. Una, una stupidaggine ma che mi piaceva. E, e secondo me, valeva il, non so un minimo investimento ho preso anche l'M200, sempre Canon. Mi sento abbastanza a posto da quel punto di vista. Dal punto di vista qualitativo, ditemi, dimmi, te anche Wolf, visto che. Mi fido del tuo giudizio. lo so. Tra Facecam e tutto. Penso di, di essere a posto. Nel senso. Non devo fare upgrade. Non lo so. Mi sento, mi sento con la coscienza a posto. Non devo. Non devo alzare i cazzi. No? Ecco. Non, non mi metto a cambiare fotocamere. Mo'. E poi appunto per fare le live streaming tocca avere purtroppo per fortuna il, il come si chiama il variatore cioè la batteria la fake batteria che va col trasformatore che attacchi alla 220 e che ti dà la Buonasera Matteo, come va? Tutto a posto? Quanto è Matteo? Quanto è, quant è? Come stai caro? Tutto a posto? Tutto ben? Tutto ben? È una bella cosa però rendersi conto di alcuni aspetti interni alle live, se ritieni di avere un certo valore a quest... mm, questo è giusto che tu la faccia eh, a me i tuoi live piacciono sono piacevoli rilassati e poi eh, trattano allo stesso tempo d'arte ti ringrazio molto Wolf. e non hm, lo so e poi ovviamente si inizia tutti da da, da marci schifosi no è anche giusto così eh, si inizia si capiscono tante cose poi appunto io ho iniziato a fare live. Che, che proprio non, non avevo idea di una sega né di macchine né di telecamere né di, né di, un, né di niente. Ora non è che, che ne so tanto di più, però almeno non lo so. Se, 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 rigu se riguardo una live di. di, di, di non lo so. Un anno fa mi, mi metto le mani nei capelli, ma è giusto così: si cresce, si, 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 si evolvono tante cose. L'audio è, è un dito in culo fotonico. Eh. Tanto che non no stremi, avrai avuto i cazzi tuoi, Matte. Eh. Eh, cioè, avrai avrei fatto, non so. 700 carte, 1200, 1200 cazzi, tutte robe, e di sicuro è un'assenza un giustificata, me l'aspetto da parte tua, ma eh, poi anche se sei cazzeggiato, eh, ogni tanto ci sta un po' di, ci sta un po di concentrazione su altre, su altre robe. Comunque è sempre molto bello vederti da queste parti Matteo. Wolfi, tu che fai qualcosa? Matteo è, è un mostro sacro di tutti i cazzi. Vallo a, vallo, vai a vedere i lavori suoi. Poi lui appunto ci, ci compra il pane. E c'è un motivo per cui vero, sono contento perché eh, finché non ce l'hai davanti non ti accorgi poi piano piano eh, fai uno dietro l'altro però quando ce l'hai lì davanti quando ce li hai messi così in riga fa sempre, riempie, sempre riempie, riempie sempre il cuore riempie sempre il cuore vedere un po' il lavoro che si è fatto sempre sempre, sempre bene, fa sempre bene dai le, le, gli, gli, i, I frutti del lavoro poi rimanano, rimarranno lì <ride> e non si li a nessuno, però fanno la, 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 la figura loro, dai, vaffanculo. Un po' di nicotina per questo povero Pietro, che sennò. La porchia figura, la porchia figura, sì. Poi appunto. Questi sono gli originali. Poi verranno mutilati, sbranati da, da mille più trattamenti. Cacchi cazzi, mazzi. Sarà bello anche il processo di, di duplicazione. E, e tutte le cose che avverranno per appunto per il progetto che, che, che formano queste modellazioni dai in questo tempo cosa hai fatto? Sentiamo Matteo, tu come sei a livello. Mh, su cosa stai lavorando? Cosa hai consegnato ultimamente? Cosa. Mh, e cosa sta tramando Matteo? La nicotina è, è, è buona, mi piace. Incredibile, meravigliosa. Per Magic, ok. In fine settimana sono stato al Gifoni. Games, ho visto forse una, una, um, ho visto una storia che eri con, con, con. Non lo so, non mi ricordo però sì. Ok, ok. Il Dario Moscione, quel pazzo maledetto. Sta, sta sempre bene qui immagino. Bello, però, eh? Sei, sei, sei fortunato a, a potergli toccare i testicoli e le cose. Bello, bello. Deve essere stata una bella esperienza. <ride> Stasera ce l'abbiamo con, con gli scroti, con gli, sti con gli sticoli. Eh, hai rischiato di morire. Ti ha... Tia... Oh, Pentotark. Buonasera. Testicoli? Si è svegliato Pentotark con i testicoli. <ride> Ciao, buonasera. Benvenuto in chat. <ride> dove, dove, tescro di tesicoli. Eh, belli. Un fascino incredibile. Le grinze, le cose. Poi col freddo diventano tutto... Buonasera, benvenuto in chat. Ah, no, ma uh, Pento Tark, forse uh, tirai dai... No, non tirai dai. <ride> Sciogli di merda. Eh, se, se, se amico tuo, è l'amico di Matteo? Quindi io stavo... mm -hmm. E un'altra cosa, eh, visto che hai consegnato l'ultima cosa di Magic, Matteo, eh... un conoscente, ok. Eh, io ti dai. Ok, eh, sono amico del cuore di Matteo, ah, ok. Perché dalle emote che, che ho visto quel gatto lì... Ok, adesso mi sono ricordato, scusami, sono... I nick sono troppi e pieni di terrori. E... Cosa si dice del, 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 dell'ultima espansione eh, del Signore degli Anelli di Magic? Ne, ne hai fatto parte, tra l'altro, Matteo, hai disegnato qualcosa? Oppure non... forse no? Non lo so. Nicotina. Deliziosa ma anche. Anzi così. Comunque così. In quel periodo non stavo facendo. La... Ah, ok. Eccolo Leandro. Buonasera, Leandro. Ci hanno raggiunti Matteo e, e Pentotark. Nella prossima, ok. Siamo. Io sono curioso, molto curioso. Vedere cosa hai è... cosa hai è... cosa sgamato fuori? Poi non sono un... Un... un giocatore in fissa, non sono un collezionista, però. Pochi cazzi, Magic uh, c'ha sempre, a livello di illustrazioni, fa sempre fa sempre delle grandi cose. D'altronde, c'è pure Matteo dentro, Eldrain. Eldraine. E invece, Pentotark... Eh, tu cosa stai combinando invece? Perché l'ultima volta. L'ultima volta. Stavate facendo i, i gatti vostri, no? Ci avevate i gatti, ci avevate. Stavate. <ride> se, se lo chiedi a, a, alla mamma. Se lo chiedi alla mamma. Eh, Caschi sempre in piedi. Cosa stai facendo tu, Pentotark? Invece, in questo periodo, cosa, cosa, cosa produci? Cosa stai producendo? Come? Uh, eh, rinfresco rinfresco la memoria, anche perché ogni tanto tocca. Eh, meno male che ci sei, eh, sempre Wolfie. Ehm. Queste modellazioni fanno parte di una serie eh, di volti, un progetto di street art scultoria. Eh, questi volti sono gli originali, verranno riprodotti varie volte, bene o male, scagliole, cazzi mazzi, e mazzi. E verranno inchiodati alle pareti, spero di tante città. Non lo so, io proverò a proporlo da prima dalle mie parti poi vediamo e per un svariato svariato numero di cazzi su twitch faccio ok eh, i personaggi disegnati animati al posto della, della webcam ah ok preciso E invece fuori da Twitch? Vai a bere. Vieni a bere. Vai a bere con Matteo. La sera. Anche perché. Io. Non lo so. Niente. Lasciamo stare. Panettiere. Ah, ok. I gardoni animati. Molto interessante. Molto interessante, Pentotark. Io probabilmente già ti seguo sull'Instagram, aspetta. Sì, ti avevo già seguito, dai. Impossibile non seguire. perché C'avevi solo Twitter qua, io non ho Twitter, porco, vinci. Non c'hai l'Instagram Pentotarks? Ah, cazzo, eccolo lì. Porco Dice, sono, sono un Mona patentato. Ah, no, lo ti seguo già, ti seguo già. Lavori stupendi sempre. Meravigliosi. Meraviglia. Io invidio un sacco chi ha il dono della sintesi. Io. C'è poco da fare. Poco da fare. Mm. Comunque, complimenti complimentissimi a tutti quanti. Poi, oh. È difficile, è difficile sbagliare se, se, se ci tieni alle cose che fai. Puoi fare, puoi fare il modellatore delle Bratz o puoi fare, non lo so, o puoi dipingere la, la cappella di, di San, Sant'Ignazio sul pienolo sta di fatto che pochi cazzi fa un buon pane ma immagino se, se, se lo fa se lo fa bel, bello e buono come disegna sicuro sicuro spacca molte cappelle anche tu anche a freschista hai capito Pentotark. <ride> Cappellons Qua di qua di là Sta di fatto che Riga. <ride> yeah. Piri 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 piri, piri, piri. Io invece pento dark. F uh, pensa. Senza di me, i vecchietti che, che comprano il pane non potrebbero che mangiare. Le, le, non lo so. Non lo so. Senza i denti lo mangi il pane, non lo so. Beh, di sicuro hai degli orari completamente distruttivi. Levatacce, ma no. Cioè, ti svegli sempre con, con la luna. Io, io avrei serie, serie difficoltà. Serie difficoltà. C'è anche da dire che... Non lo so. Si apprezzano, si apprezzano cose che non, la gente normale non vive. Questo è un, è un... Non lo so. Le poche volte che mi sono svegliato all'alba nella mia vita, mi sono sempre sentito un po' in colpa perché no, non l'avevo mai vista. Oppure... Non lo so. Vivere con quelle, quelle, gli orari strani è sempre così affascinante, così poetico. Beh, ce lo dirà poi Pentodar che c'ha lei a proposito di testicoli e scroti, ci avrà come tutti poi lo scroto pendulo come tutti. quindi. Eccolo, Leandro, sempre, sempre allerta. Sempre allerta, Leandro. Comunque, cazzo, abbiamo iniziato da zero questa, questa modellazione alle nove e mezza. È già bozzata abbastanza, eh? Scansati. Mia mamma dice che ho. La fimosi, la, la, la fimosi, non lo so come si dice, cos'è? pelle, ma ne parte questa dessorina che, st che stai facendo è veramente figa perché Matteo io avevo un sacco di paura perché te, te, te la dico perché le... perché sono, siamo tutti malati in quello che facciamo ma io ho sempre disegnato, eh, modellato volti bene o male vecchi schifosi maledetti no e ho una paura di disegnare perché volevo appunto includere in queste è una serie di sei sarà una serie di sei e volevo includere varietà della dell'umanità dell e ho preso il coraggio e mi sono messo a modellare questo questo neonato maledetto che siccome eh, non lo so niente però dai ce lo stiamo portando a casa poi i cazzi arrivano sempre poi sempre dopo eh, lo sappiamo leandro tu sei sempre 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 a ti, se, ti sentiamo sempre vicino um. ok ok Matteo non so voi, voi avete delle cose che, che non riuscite a disegnare o a fare cioè che avete la repulsione atavica dal, dal, dal disegnare dal modello da quello che fate che spavento prenchi e... salami Buonasera, benvenuto. E benvenuto. Cosa ci fai da queste parti? Grazie del follow. Grazie mille. Io ce l'ho un po' con. Diciamolo, diciamolo. Io non sono mai. Non sono mai. Contento quando mh, quando devo disegnare un soggetto mh, con il mio stesso sesso non è per, per chissà che motivo ho sempre disegnato mi è sempre piaciuto ho se sempre trovato più fascino da, da, da altre parti non lo so perché. Poi sono questioni, cioè, ne, ne, non voglio neanche essere così. Eh, I ritratti realistici non mi andrebbe proprio, troppo tempo, non ho, ho tutta quella pazienza. Questo, è, una, questo è, un buon, è un buon punto di vista. Poi i ritrattisti sono, 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 una, sono una classe che gioca un altro campionato. Cioè sono. sono anche lì. Deve avere la voglia e, e le capacità per, per farlo. Quindi. Ecco, i ritratti anche quelli. Quando, oppure tipo. Non so. Appena finisci le scuole, le cose che ti chiedono: i ritratti, le cose. Oh, sai disegnare? Fai ri il ritratto a mio marito. Questa è la foto. E ti mandano la foto scattata col Galaxy Grand Neo. Quello di Pasquale Praticò. Sono Pasquale Praticò. Sono un ragazzo carino. Zappo Avigna. E ti mandano le foto così. Che brutte che brutte mh, esperienze. Poi i primi dialoghi con, uh, con le persone che, che ti chiedono i ritratti, vecchie, brutte, schifose. Sempre allerta, sempre allerta, Leandro. Leandro non si sta addormentando. Eh, Marisa è ancora tanto lì? Non lo so, chiediglielo. Pasquale Pratco con un ragazzo carino Madonna che che, che pezzo d'arte contemporaneo Giulia eccola là e un buon song angelica da abbinare a Reel angelica tipo ho visto la luce oppure non lo so difficile tipo cerchi un coro un coro di soprani con, con i cazzi okay. e... dormi la canzone del doge mm. Mm. vedi Dorime, Dorime, scusami. Ho letto male. Coincidenze. Le... È mezzanotte meno un quarto, eh? Iniziamo ad avvicinarci alla fine di questa di questa live stream per come per come per come ma come sempre, poi quando parte la live è tutto un altro un altro paio di cazzi. Però per come è stata questa giornata, questa live è stata sorprendentemente piena di di, di. di. di belle cose. Da ama, chi è ama Leandro? Con chi ce la dobbiamo avere mo? pento dark mi, 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 mi piacisse mi piacisse amarantis bravo leandro vai a buttarle un'occhiata vedi se sta finendo che cazzo combina perché non vorrei arrivare, che, che sta salutando tutti come al solito. Facciamo dei ride sempre, mh, sempre mh, di merda. Cioè, nel senso, azzecco per un buon 70% dei ride che facciamo, sarà per l'orario, sarà perché non lo so, perché non controllo. Raidiamo sempre mh, persone che, che stanno per andare da lì. Arrivederci, ciao, buonanotte. Ride di Pietro Zambonini. <ride> e niente è staccato vedi <ride> sapevole e niente toccherai dare dar spazio eh? <ride> no eh <ride> ovviamente povero dar spazio si vuole bene sempre comunque sempre in live eh? mm. Non c'è, reaction finale, premio strega. Ah, c'è il primo strega. C'è il premio strega, e ci sono, ci sono le persone che reactano al primo strega, molto interessante. Vediamo su Art cosa, cosa fanno ma non se sei se in basso, Art. Beh, 11.000 spettatori totali. In che, sen in che senso su serie? Cosa sul serio Leandro? E c'è anche questo, questa cosa qua come, voi come fareste sembrare stramorto un un, un bambino di, di pochi mesi come questo di pochi giorni come questo perché non puoi asciugare le guance no a un bambino sennò diventa una schifezza magari le fai forse ci grava, di più la, eh, ci grava di più il peso su queste guance, quindi deve sembrare sdraiato su una tomba, no? Quindi magari su, su, sdraiato morto. Quindi magari un po' più di gravità, quindi le fa pesare un po' più verso le orecchie, magari. Comunque, questa live ce la siamo portata via. Abbiamo iniziato da una massa informe di merda e siamo arrivati a questa roba qua quindi dai non possiamo lamentarci la cosa del premio strega eh. c'era il primo strega potevamo reactare anche noi al premio strega invece di giocare a, a invece di modellare e giocare ai giochi delle, delle domande incredibili che dici Leandro? Sto, sto ripensando a che testicoli, cazzi, robe. Scusate. Oh, Leandro, calmo, abbassiamo le ali qua, eh. Abbassiamo le alette. Incazzato come una bestia. Ma. Secondo me Alarico se lo merita un bel ride. Però non abbiamo mai raidato fortuna liquida. Aspettate che vado a vedere un secondo che sta fa. Non lo so. Forse è meglio andare da Larico. <ride> Ho intravinto delle cose mie. forse è meglio non andare da una fortuna liquida. <ride> Sempre salutato lo scroto e le palle. <ride> Beh, pentotark. E... Ti penso con il sorriso. Ecco. E... Poi appunto... e comunque appunto ti penso con un sorriso anche se magari le immagini nella mia testa sono di, di un petto di pollo facciamo stare è così, è così la vita. Ma ah, certo, ma certo, ma certo. Yeah. Sempre. Sempre comunque ma ah, poi appunto sdoganiamoli questi testicoli questi, questi sono poco cioè questa cosa che le palle lo scroto sono poco estetici secondo me non è poi così vero perché appunto quella texture da petto di pollo con la pelle no? quel no? Non lo so, hanno il loro fascino, anche loro. <ride> lo dici sempre. Ma lo sapevo, Pentotarch. So che ho... Ho, <ride> ho un compagno da, dalle tue parti. Da quel punto di vista. <ride> le donne possono stare lì perché non possono mettere in mostra le palle. Che, che tra l'altro... non lo so, beh, i seni delle donne mh, possono piacere o meno, però appunto con la temperatura non variano come, come la sacca scrotale. La sacca scrotale a meno 5 si presenta in una maniera, in una sauna turca è tutta un'altra cosa. Muta le forme, fa cose, ha ah, un sofà ah, cioè, poi è indiscutibile, no, le palle. Non sono le tette, ma le... i seni cosa sono se non due palle a metà, non so cosa ho detto. Lasciamo stare. Uh, a me sembra una feature una cosa che le tite non hanno. Esatto. Esatto. <ride> mm. Sì, poi appunto. Ci stanno le palendai. Non... Non lo so, cioè, mh, dovrebbero meritare un po' più di spazio all'interno de, de, della società. La società. Poi vabbè, i i, cioè, le persone di una certa età vincono sempre perché, tipo, quando passi i 55 e le palle ti cascano di brutto. Eh, tutte le ecco, Giulia sta cagando, vedi? Eccola là trattando le cose bene. ecco e, mh, non so i vostri nonni c hanno, c hanno dei, dei testicoli incredibili perché ha, hanno subito una vita di gravità e una vita di ignomie ignomie come si dice una vita di, di fatiche no? eppure siamo qui a parlarne ancora bene ragazzi per me è arrivata ora di, di andare a dormire. Domani non faccio il pane come, come Pentotark, ma qualche dentiera la faccio domani. Qualche dentiera tocca farla domani. Io vi manderei da Alarico. Alarico che è un bravissimo ragazzo. Un bravo ragazzo. Giulia, vieni a salutare. Eh... Vi mando da Larico per un piacevole fine serata. Io vi auguro un buon fine settimana, ragazzi. Vi auguro anche di stare attenti e, st e stare bene. Eh, a Larico. Alarico, eccolo qua. Sempre troppi pochi spettatori. Giulia, ti prego. Ok. Sempre col culo in faccia, tra l'altro. E... Ragazzi Wolfi, Pentotarch, Matteo, grazie a tutti. Grazie, chi è passato? Chi... Eh? Vi ringrazio per la compagnia. Qualcosa, qualcosa di buono abbiamo combinato anche stasera. Rega. Un grande bacio da, da Pietro e da Giulia. Che da parte tua sì. statemi bene, buona serata e buone, buon, buona produzione delle vostre cose. Disegnate bene, modellate bene e statemi bene. Ciao, bella gente, buonanotte.